La maratona elettorale europea ha inizio, aperti seggi in Paesi Bassi e Regno Unito. In Olanda i cittadini sono invitati al voto fino alle 21 per consentire al paese dei tulipani di scegliere i 26 eurodeputati che per i prossimi 5 anni li rappresenteranno all'Assemblea di Strasburgo. Il voto nei 28 paesi dell'Unione Europea si sviluppa in 4 giorni. Queste sono le prime elezioni post-crisi e rappresentano un vero e proprio termometro dell'opinione dei cittadini europei. Secondo i sondaggi le elezioni potrebbero vedere i partiti degli euroscettici e populisti ottenere un risultato storico in alcuni stati chiave. Aperti fino alle 20 seggi anche in Gran Bretagna, dove si vota per le elezioni europee e per le amministrative locali. Verranno eletti 73 europarlamentari, il contingente del Regno Unito all'Assemblea di Strasburgo, e rinnovati 161 consigli amministrativi locali in Inghilterra e 11 in Irlanda del Nord. Il voto in Europa arriva venerdì in Irlanda e Repubblica Ceca. Sabato sarà il turno di Lettonia, Malta e Slovacchia. Domenica 25 maggio tutti gli altri 21 paesi andranno alle urne. La lunga tornata elettorale si conclude alle 23 con il voto italiano.